everyone, today we have a look at some differences in meanings between words, so that we don't hesitate when it's time to use them. Oggi diamo un'occhiata ad alcune differenze tra parole, di modo che non ci assalga il dubbio della scelta. Oh mio Dio, quando uso una e quando uso l'altra? Andiamo a vedere, iniziamo subito con worthless e priceless. Worth è valore, price è prezzo. Sappiamo che il suffisso less indica senza. Quindi worthless vuol dire senza valore, cioè inutile. Però attenzione, priceless non è una cosa negativa, anzi priceless vuol dire inestimabile, di grande valore. Quindi attenzione, se volete dire ad esempio a qualcuno la tua amicizia per me è di grande valore, gli direte your friendship to me is priceless. Non pensate a valore, quindi usate worthless, perché gli state dicendo in realtà la cosa contraria. Se dite your friendship to me is worthless, è inutile, capite? State dicendo che non conta nulla per voi. Quindi, attenzione, priceless, positivo, di gran valore, worthless, negativo, inutile. Continuiamo. Lonely or alone? Entrambi vogliono dire solo, da solo. Però, alone means, vuol dire... without other people, quindi senza altra gente intorno, solo, fisicamente solo perché non c'è nessun altro intorno, ok? Mentre invece lonely implica un senso di solitudine, il sentirsi solo. It has this negative or sad or melancholy acceptation, eh? Questa accezione un po' negativa, melanconica. Andiamo a vedere una frase che ho trovato che è bellissima e rende perfettamente l'idea. You can be alone without being lonely, because you enjoy your loneliness. Quindi puoi essere solo senza sentirti solo, perché non vi è mai capitato di dire mamma mia, oggi vorrei stare da sola, senza nessuno intorno, silenzio, basta. Beh, quello è you can be alone without being lonely, perché non vi sentite tristi dell'essere soli, anzi lo state anche un po' cercando. Oppure al contrario, you can be lonely without being alone. Potete sentirvi solo sebbene non siate soli. Although surrounded by many people, you can feel lonely. Chiaro, no? Mamma mia, queste frasi eccezionali che trovo in giro. Vediamo un'altra differenza. Childish e childlike. Ora entrambi hanno a che fare con child, bambino, però childish ha un'accezione negativa perché vuol dire immaturo, puerile. Although he's almost 30, he's still childish. Cioè, sebbene abbia quasi 30 anni, è ancora un immaturo, è proprio puerile nel suo atteggiamento. But if I say childlike, childlike è positivo perché vuol dire in realtà candido, ingenuo, un po' naif. Che ne so, una frase me la sono scritta qui. Her childlike look towards life was so inspirational to me. Cioè, il suo sguardo verso la vita, così ingenuo, così infantile, è stato per me in realtà motivo di ispirazione. Inspirational. Ora, concludiamo con gli ultimi due verbi che sono imply and infer. Ora, secondo me l'errore sta che spesso entrambi vengono tradotti con suggerire. Ora, se noi questo suggerire ce lo dimentichiamo e andiamo a vedere il senso più specifico, vediamo che imply vuol dire insinuare, mentre invece infer vuol dire dedurre. Quindi imply by what we say, eh? In base a quello, cioè noi diciamo qualcosa, quindi stiamo insinuando qualcosa, siamo noi che lo diciamo, mentre invece quando usiamo infer è qualcosa che noi abbiamo sentito, eh? We heard from, lo usiamo, from what somebody else says, in base a quello che qualcun altro dice. Quindi se imply è insinuare e infer è dedurre, se io vi dico la frase I infer from what you say, you imply, or that you imply, that she has cheated on him. Cioè, io deduco, I infer from what you say, da quello che tu dici adesso in questo momento,
You imply che insinui, brutto marrano, that she has cheated on him, che lei lo ha tradito. Huh? Is it true or not? Am I right or wrong? I don't know, but anyway, I hope this unit was useful to you all. Spero che vi sia tutto utile e ci vediamo la prossima volta con altri suggerimenti. See you next time, stay tuned, bye!